Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Tunkara, uno dei ritorni in questo Fossano. Innanzitutto bentornato. Grazie. Qui al Fossano ti chiedo, oggi inizia ufficialmente la preparazione della squadra. Intanto, quali sono state le motivazioni per cui sei tornato qui al Fossano? Quali sono state le tue idee magari per ritornare qui? Prima di tutto devo veramente ringraziare tutta la società, soprattutto il mister Gian, perché quando mi ha chiamato Gian non ci ho pensato due volte dopo l'anno che ho passato, perché l'anno scorso è stato un anno veramente difficile per me dopo l'infortunio e tutto. Ho avuto delle richieste e tutto, però quando è arrivato quello del Fossano non ci ho pensato due volte, perché secondo me la società ha la piazza giusta per ripartire, perché ci conosciamo entrambi e poi loro mi vogliono un gran bene, quindi secondo me era la cosa migliore da fare, tornare a Fossano e cercare di ripartire come ho sempre fatto. Assolutamente sì, poi tra l'altro sei anche ben voluto dai tifosi, hai stretto un rapporto in questi anni del Fossano molto 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 bello. Può essere stato forse anche questa una delle chiavi per tornare? Certo, perché io dico che Fossano è casa mia. Mi sono sempre comportato bene con loro e loro pure, e ci vogliamo bene entrambi. Quindi quando ho ricevuto questa chiamata ho detto subito grazie a Dio che si torna a casa, per cercare di ripartire forte come ho sempre fatto. Assolutamente sì, qui ti chiedo ancora questo, Fossano che punta alla salvezza di quest'anno, però magari in maniera un pochino più tranquilla rispetto allo scorso anno. L'anno scorso qui non c'eri, però avrai sicuramente visto le gesta del Fossano. Ti chiedo, questo è un obiettivo importante, quello di salvarsi in maniera tranquilla, tu cosa ne pensi? Credi che il Fossano riuscirà? Certo, Fossano l'ho sempre seguito, anche da lontano ho sempre seguito la squadra. E quest'anno prima cerchiamo di raggiungere la salvezza, poi la squadra che ho visto che ha fatto il mister, secondo me possiamo divertirci e togliersi grandi soddisfazioni, perché la squadra mi piace, ti dico la verità, sono giovani, però giovani che in passato hanno giocato. Assolutamente sì, ti chiedo solamente più questo, poi ti lascio tranquillo. Hai anche rapporti con alcuni giocatori che già erano qui, uno su tutti, il capitan Scotto. Ti chiedo, con loro hai un determinato rapporto che magari ti aiuteranno poi anche in campo, no? Sicuramente a reinserirti nella squadra, nei movimenti e soprattutto con Mister Biassi poi. Certo, con i ragazzi mi sono sempre sentito con loro, ci conosciamo bene, è da anni che ho giocato con loro, Scotto, Jack è dell'anno della promozione che siamo stati qui, quindi loro sono dei fratelli prima di tutto, poi le altre cose verranno con il lavoro e tutto. Grazie mille. Grazie a voi.